Ciao amici, siamo Andrea Accardi e Luca Fiordilino. ed oggi risponderemo alle vostre domande. Giocare nella squadra della nostra città sicuramente è un'emozione particolare. E poi con lui, come con Nino e con altri con cui sono cresciuto insieme, certo rivederci qui è un'emozione unica, infatti tuttora ce lo diciamo e ce lo ripetiamo continuamente. Ovviamente dico, giocare nella nostra città è un sogno e spero che possa durare il più a lungo possibile. Sì, come ha detto Andrea, è una sensazione bellissima ritrovarci dai pulcini fino a qui in prima squadra e comunque stare con loro è sempre bello. Quindi speriamo che può andare sempre più a lungo questa amicizia che c'è tra di noi. Sì, io parlo personalmente, sì, sempre stato tifoso del Palermo, addirittura andavo in curva, dico, quindi sì, ho sempre seguito il Palermo perché da generazione in generazione siamo sempre stati innamorati del Palermo. Se questo mi spinge a dare qualcosa in più, personalmente sono sempre stato abituato a dare il massimo con qualunque squadra, poi ovviamente se gioco per il Palermo ancora di più. Sì, anch'io comunque tifo solo Palermo, non ho altre squadre, quindi di sicuro giocare per la squadra che tifo è una cosa in più, però è la mia città e quindi giocare per questa maglia è una cosa fondamentale per me. Le sensazioni sono state uniche. Diciamo che questo è stato l'esordio in campionato col Brescia. Avevo già esordito comunque con il Francavilla. Inizialmente, quando il mister mi aveva chiamato per entrare, mi sono passati tanti momenti che avevo vissuto con questa maglia nelle giovanili. Ho avuto inizialmente anche, perché no, i brividi, però poi quando sono entrato in campo ho pensato solamente a giocare, a stare il più tranquillo possibile. Sì, le sensazioni sono tante, però all'inizio ero molto concentrato lì a Brescia. Poi, devo dire la verità, quando sono andato un po' prima di andare a letto, cioè, ho rivisto questa immagine che sono entrato in campo ed era una sensazione bellissima perché comunque la sognavo fin da piccolino e quindi ci sono riuscito ed è stato bellissimo vederla. È una cosa che dispiace, però come qualunque piazza, credo che viene da una retrocessione, è normale che ci sia comunque un po' di sconforto e delusione. Dico, noi tutti conosciamo i tifosi palermitani e sappiamo che per noi giocatori può essere un'arma in più, diciamo, durante il campionato, quindi sta a noi riportare entusiasmo, riportarli allo stadio con tantissime vittorie. Sì, come ha detto Andrea, dopo una retrocessione è brutto comunque ed è difficile avere tanta gente allo stadio, però dobbiamo essere noi con la squadra, con il mister, con tutta la società, riportarli di nuovo allo stadio e rivedere quel Renzo Barbera pieno come era una volta. Allora, un detto, fammi pensare, quale Aspetta posso. Andrea, fammi parlare prima a me, è giusto? Non è che perché sei più grande ora devi parlare sempre tu. Vamo, dai, vai. Comunque, è un detto palermitano che si dice qui, come ha detto il nostro magazziniere Pasquale, o cavaddo buono si vira a terra all'uomo. Tu che ne pensi, Andrea? Penso che hai scelto il detto più giusto, perché il campionato di Serie B è un campionato lungo, noi siamo partiti per fortuna e per nostra bravura soprattutto benissimo, sono sicuro che continueremo a fare bene, però il campionato di B è un campionato abbastanza lungo e ci sono tantissime giornate da affrontare, quindi siccome secondo me noi siamo un cavallo più che buono, alla lunga ne usciremo vincitori. Ciao ragazzi, continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook. Ciao e forza Palermo!